Ciao a tutti, ancora una volta qui su Bricknauts per presentarvi un altro set molto interessante uscito nel mese di gennaio, un set attesissimo soprattutto per i fan, per gli appassionati della Lego City, in particolare dei modulari. I modulari hanno avuto la loro, diciamo, sono nati nel 2007 con quello che appunto era il Lego Factory, era una sorta di idea della Lego di far creare dei set non solo ai builder ufficiali Lego ma anche ai fan, e così è nata un po' la storia dei modulari. Il primo, Market Street, sempre nel 2007 è uscito il primo modulare ufficiale. E da lì in poi uno ogni anno fino ad arrivare al quantitativo di 10 in totale, e qui abbiamo il Detective's Office, che è il, appunto il decimo. 7, 10, 246, 2262 pezzi. Personalmente mi sono sempre piaciuti, ma ci sono sempre stato un po' alla larga, perché comunque i prezzi anche in questo caso vanno dai 139 appunto per il primo fino ad arrivare a un massimo di 200 euro. Quindi era una spesa che cercavo di evitare, ma poi effettivamente vai a una fiera, vai a un'altra, vedi un po' di diorami, è inevitabile che si impazzisce per questo tipo di Lego, anche perché è un po' l'espressione massima di quello che è un po' il sogno di tutti noi, cioè farsi la City Lego. In questo caso si va anche verso l'alto, tutti i siti, tutte le case, i vari negozi, le officine, i distributori, rimangono sempre bene o male un piano, due, abbiamo questa altezza qui, mentre con i modulari riusciamo a vedere finalmente i palazzi di due o tre piani. Questo è l'ultimo, secondo me è uno dei più sicuramente più colorati, più dettagliati all'interno, sì, anche perché i primi che ormai sono nuovi sono pressoché introvabili a prezzi umani, si trovano dalle 600 alle 700 euro, parliamo di set il Green Grocer e il Cafe Corner, che tra l'altro all'interno sono vuoti. Io l'ho scoperto recentemente, non hanno mobili, non hanno mobilio, hanno le stanze, però non hanno nulla. Sono dotati di minifigure anche loro, ma non hanno niente. Mentre negli ultimi anni hanno cominciato ad addobbarli, ad arredarli, eccetera, eccetera. Questo è dettagliatissimo, è veramente fantastico. Abbiamo il barbiere, poi abbiamo un appartamento sopra il barbiere, se non erro. Abbiamo l'ufficio del detective e poi abbiamo la sala biliardi e freccette. La cosa secondo me fighissima di questo set è che lo vedo ambientato un po' che quello che è gli Stati Uniti degli anni 30. Col fatto che c'è il detective, secondo me hanno voluto un po' divertirsi nel creare questo mondo quasi illegale, tanto che all'interno, nella sala biliardo che comunica con il barbiere, c'è un passaggio segreto, un passaggio nascosto dove all'interno c'è un barile. Ora, la Lego non si occupa di cose illegali, né tantomeno politically correct, come le chiamo io, però dentro questo barile ci sono delle pastine, ci sono dei dolci. In realtà noi sappiamo che ci dovrebbero essere delle bottiglie di whisky, armi, qualcosa di questo genere qui. Infatti è molto divertente questa cosa, io mi sono fatto questo gran viaggio. Nel barbiere invece abbiamo un passaggio segreto dietro, dove si sposta la siepe, praticamente si sposta il mobiletto di tutti gli attrezzi del barbiere, e c'è un passaggio segreto dove un ipotetico malvivente, dopo che si è tagliato i capelli, poteva prendere la fuga. Io queste cose le adoro alla follia, e questo set non avevo letto così tanto perché volevo anche riservarmi un po' la sorpresa, e nel montarlo è stato assolutamente divertente. Dopo andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Altra cosa secondo me è fantastica, nel senso che rende il lavoro parecchio impegnativo. Ora, montare un Lego con le istruzioni non è assolutamente difficile, però la particolarità di questi modulari è che sono pieni zeppi di pezzi piccolissimi, e nonostante sia un set di 2200 pezzi, che comunque è un numero importante, ma allo stesso tempo non sono quei 5000 di un Millennium Falcon, ecco, ci si mette parecchio a montarlo, perché veramente sono mattoncini uno per uno, due per uno, uno per quattro, sono tutti mattoncini, uno piccolo, uno sopra l'altro, insomma ci mette un vallo di tempo, e quindi è un impegno giocoso, ma un impegno. Ne vale assolutamente la candela. Io con le minificos, è stra divertente, perché poi si vede creare questo mondo fantastico. In questi set sono sempre dotati di minifigure, dalle 3 alle 8 minifigure, bene o male. In questo caso ne abbiamo 6. Abbiamo
Il protagonista di questo set, ovvero Ace Brickman, il detective con il suo cappello a tesa larga. Ecco, apro una piccolissima parentesi su questa cosa del cappello a tesa larga. La Lego non c'è ancora deliziato di un cappello a tesa stretta, che onestamente vedrei meglio per un detective, ma andiamo oltre, non è un problema. Abbiamo, come detto, il detective, poi abbiamo la moglie tradita perché è un detective privato, abbiamo questa signorina con questo vestito rosso scollato e sensuale che sta a sedere davanti al detective, quindi supponiamo che sia tradita. Abbiamo la poliziotta, collegamento al discorso che facevamo prima, che si sta rifacendo i capelli, da Hals, il barbiere. E poi abbiamo i due frequentatori dell'Highlander, il club dove si può giocare a biliardo e a freccette. Il primo gioca a freccette e il secondo ha la stecca da biliardo. Ecco, andiamo sul dettaglio e cominciamo ad aprire questi tre settori. Abbiamo il primo settore, che è l'appartamentino, una parte dell'appartamentino sopra la terrazza. Nella terrazza vediamo l'acquedotto, il mini acquedotto. Ecco, qui probabilmente io l'avrei fatto un po' più grande, l'avrei fatto un po' più eccessivo, un po' l'americana, magari si può anche moccare, può essere divertente a modificarlo e a fare una roba abbastanza importante. Molto carina l'idea di farlo con i cingoli, all'interno ci sono i cingoli attaccati a una stina X con tutti questi tile marroni sopra, molto interessante questo metodo. All'interno abbiamo un appartamentino tipicamente anni 30, anni 40, quindi c'è il forno, c'è il frigorifero, ci sono le cassette, c'è il gatto che sta guardando il tavolino con la teiera e con i biscotti sopra, questi dettagli fantastici. E poi cosa abbiamo? Abbiamo la scala che va di sotto, qui abbiamo anche la scala di servizio che non è qui ma è al primo piano, dopo scendi vi farò vedere, c'è la porta che dà sul terrazzo e questo era il primo settore. Smontiamo il primo settore. All'interno del secondo settore abbiamo l'ufficio del detective, come potete vedere dal dettaglio è fantastico, strafantastico. C'è l'appendiabiti dove lui appoggia il suo cappello, abbiamo una cassettiera, poi abbiamo una serie di archivi, abbiamo sulla sua scrivania abbiamo la classica lampada, non so se avete presente la tipica lampada vintage che ha quelle parti verde con la luce gialla, qui sono riusciti a replicarla. Io appena ho visto questa lampada mi è venuta in mente subito la classica lampada alla Harley Quinn. Abbiamo un paio di lettere, abbiamo il giornale del giorno, il solito giornale Lego, e poi abbiamo una piantina sotto nascosta tra queste buste, questa carta in questa scrivania, la cassettiera, la sua sedia, e poi abbiamo la poltroncina per la moglie tradita, il ventilatore immancabile in ogni ufficio del detective. E poi una cosa fantastica è attaccato al muro abbiamo un cartello con la scritta Wanted spassosissima con il profilo di una minifigure e poi abbiamo logicamente la cassaforte nascosta, si gira il quadro con tanto di luce e dietro il quadro c'è una lettera, un qualcosa dove chissà cosa tiene, insomma. Nell'altra parte abbiamo il disimpegno dell'appartamentino di cui parlavamo prima e c'è il bagno che è strepitoso, super dettagliato, non ho ancora visto un bagno così dettagliato. C'è il water con tanto di ciambella, con tanto di scatola per far defluire l'acqua, c'è la cordicella per tirare l'acqua e un micro lavandino, veramente spettacolare, senza meno. In questa parte davanti abbiamo la scala di servizio che si tira su e viene e va di sotto in modo che si può salire e magari fuggire durante il segno. Togliamo il secondo piano e per arrivare al piano terra e parliamo di Hals e l'Highlander. Non ho più parole per descrivere la miticità di questo set. Hals è dotato di un pezzo veramente raro, è la prima volta che vedo, non l'avevo mai visto, c'è uno specchio. Non è un pezzo di Lego metallizzato, è proprio uno specchio vero e proprio, piatto, non so se sia cartoncino pressato, comunque c'è uno specchio che si vede perfettamente piattissimo. C'è la sedia del barbiere, in vetrina abbiamo le due parrucche per vedere il taglio, poi abbiamo un porto oggetti, una sorta di armadio, e appunto dove nella parte posteriore, dove c'è un bidone delle immondizie, attenzione, dentro il bidone delle immondizie c'è il cappellino di un ipotetico fuggitivo che si è appena cambiato la pettinatura per non farsi riconoscere, si muove la siepe e si sposta l'armadietto dando libero accesso a questo passaggio segreto. Sotto scala c'è il passaggio che vi dicevo sotto, dove c'è il barile con l'intera biscotti.
Ok, nella sala biliardo l'Highlander abbiamo il biliardo che è spettacolare, non ci sono le palline perché sennò non ci starebbero, abbiamo gli stud uno per uno tondi, uno nero che è la palla numero 8, il bianco, il rosso, il blu e il giallo, il rosso, il blu e il giallo sono posizionati a triangolo, dettagli che mi mandano giù di testa totalmente. C'è una coppa dentro una sorta di arco, c'è la... il bersaglio per le freccette e poi all'interno è tutto in legno, c'è anche il porta bacchette, cioè questo qui non mi viene in mente che cosa sia, c'è una bacchetta con un gancio, forse per sono quelle cose per darci una mano quando si deve tirare in posizioni scomode. E questo è quanto, lo rimontiamo, davanti abbiamo il lampione, abbiamo un alberello che in realtà non è un alberello, è una pianta ad alto fusto dentro il vasetto e poi abbiamo l'immancabile, perché in un sacco di set la vedo, questa cosa mi fa impazzire, vorrei anche capire perché, l'immancabile distributore di giornali, sicuramente ha qualcosa a che fare con l'idea di rendere questi set sempre più realistici. Andiamo a posizionare il primo piano, di nuovo per chiudere, richiudere questo fantastico set, il secondo piano e il tetto dell'appartamentino. È stato un piacere, veramente un piacere presentarvi questo set fantastico, lo trovo veramente spassoso, lungo da montare, estremamente divertente e altro dettaglio di cui non ho parlato ma mi fa letteralmente impazzire è la scritta pool, potete vedere biliardi, pool di qua e pool dall'altra parte, questi dettagli anni 50, anni 30, anni 40 mi mandano giù di testa. Il prezzo di questo set, se non ricordo male, dovrebbe essere 159 euro. Li vale decisamente tutti, è stra divertente. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima puntata di Brick Nauts. Ciao a tutti. 42.